Abbiamo rinnovato l'accordo con NordVPN, però giustamente loro vogliono vedere partecipazione, vogliono vedere che il nostro codice sconto viene utilizzato. Se utilizzate, usufruite di una VPN, ragazzi, utilizzate il nostro codice sconto che è importante per supportare il canale. Punto esclamativo VPN in chat. Mi raccomando, amici di Twitch e di YouTube, sosteneteci anche in questo modo. Eccoci qui amici, buonasera e bentornati in miniera. Siamo tornati in diretta su YouTube come promesso con Carlo Calenda, il segretario di Azione. Ho raccolto anche un po' di domande che ho insomma, letto su Twitter quando abbiamo annunciato la diretta, su Instagram, insomma, vabbè, tanto le domande da fare a Calenda sono sempre quelle, ecco. Lasciate un mi piace, che è importante per supportare la diretta, ve lo chiedo con il cuore in mano. Eccolo qui, perché è gratuito lasciare un mi piace come il super bonus, ovviamente. Abbonatevi se volete supportarci, insomma ci sono tante novità in arrivo nel cantiere della miniera, progetti pazzeschi per il 2025, poi ci sarà anche l'evento di novembre con Luca Romano sull'energia, ci sarà la maratona per le elezioni americane prima, il 6 novembre. Poi il 24 ci sarà l'evento con Luca Romano a Roma dal vivo, a breve usciremo con i biglietti, poi dal 2025 ci saranno grandissime novità per la miniera, ma questo non ve lo dico, non ve lo spoilerò. Ah, tra l'altro il 7 ottobre sarò ospite alla Zanzara, da Cruciani, quindi altro motivo per il quale supportarci. Andrò a combattere contro le lobby e non solo. Ho lanciato anche una sfida a Cicalone, vediamo se l'accetta. Tra l'altro stiamo organizzando anche una super diretta, come avevo preannunciato, a 4 con Marattin, Giulia Pastorella, Alberto Forchielli del Movimento Drin Drin e Marcucci dei Lib Dem. Una diretta a 4 da non perdere. Oltre anche al confronto tra Michele Boldrin e Brando Benifei, europarlamentare del PD. Insomma, c'è tanta carne al fuoco. Ah, vedo che è arrivato Carlo, quindi lo facciamo entrare. Buonasera Carlo Calenda, segretario di Azione, Ciao, bentornato. buonasera. Grazie, buonasera, grazie dell'invito. Stavo facendo un po' Ho un sentito. ricappone. Hai capito? Sì, che direttona che ti sto organizzando con Giulia Pastorella e gli altri, sì. Visto che voi il campo largo non lo create, ci provo io a crearlo, vi do una mano, una spintarella. Ne sono troppi dei campo larghi. Infatti, mo cerchiamo di capire qual è quello giusto da seguire. Allora, Carlo, io ho raccolto un po' di domande, di critiche. Oggi devo fare la parte un po' del cagacazzi, lo sai. Io faccio questo, come sempre. Vai. Però lo faccio con il cuore, in buona fede, con onestà intellettuale, Fai perché il ci tuo tengo. lavoro. Esatto. Ho assistito, tra l'altro, ieri a Floris che lascia passare Elly Schlein, che non risponde alle domande. Cioè, gli ha chiesto una cosa sulla votazione sull'Ucraina e lei gli ha risposto con Gaza, lui è andato avanti. Questo è il livello del giornalismo. Tra l'altro, c'è da dire subito che tu sei l'unico, insomma, Azione è l'unico partito che è rimasto fedele e coerente alla linea di supporto all'Ucraina. Io questo lo apprezzo e ci tengo a ribadirlo anche quest'oggi in tua Grazie. presenza. Detto ciò, la prima domanda che ti faccio, e partiamo subito col botto, è: dopo il risultato delle europee, ci hai pensato per un momento di dimetterti? E perché non l'hai fatto? Beh, l'ho fatto istantaneamente, ho fatto una direzione in cui ho detto ovviamente il mio mandato è a disposizione, come si fa quando c'è una sconfitta elettorale. È la prima cosa che ho fatto, ma è uscito anche sui giornali per la verità. Ok, ecco, perché alla fine hai deciso di rimanere? Perché mi hanno chiesto all'unanimità di restare. Ok. Malgrado ti abbiano chiesto di restare, tu però avrai fatto insomma un mea culpa su alcune scelte, insomma su alcune strategie politiche. Adesso ultimamente ti ho visto molto meglio in televisione, anche nei dibattiti, eccetera, però c'è stato un No, periodo in cui. io posso fare tutti i mea culpa del mondo, sono qui per fare i miei culpa. Il problema dei miei culpa, non so, vedo che c'è stato, scusatemi, è entrata una telefonata, non so perché. Scusatemi, è
entrata una telefonata, non so per quale ragione e non so come recuperare la diretta. Aspettate un attimo. Allora, dicevo, ecco, nonostante appunto insomma, Azione ti abbia chiesto di rimanere all'unanimità, però tu come personaggio politico avrei fatto un mea culpa su determinate scelte che hanno portato Azione a comunque non superare la soglia di sbarramento, a rompere il progetto del Terzo Polo che era molto promettente dopo le elezioni politiche. Però possiamo fare, se vuoi, questa diretta, ci possiamo divertire a ripetere tutte le cose. Io non ho rotto nessun progetto del Terzo Polo. Lo hai rotto insieme agli altri, un minimo di responsabilità ce l'avrai anche tu. No, ma possiamo, guardate, se volete possiamo, credo che è la decima diretta in cui tu mi chiedi queste cose, possiamo andare avanti. Il progetto del Terzo Polo è finito quando... Va bene, allora lasciamo perdere questa cosa del Terzo Polo, ti chiedo un'altra cosa. La giornata successiva un signore che si chiama Matteo Renzi, che oggi è nel campo largo e che però ha fatto la campagna alle europee dicendo Matteo Renzi con Matteo Renzi al centro, avevo fatto votare Ignazio La Russa. Quindi punto, è inutile che continuiamo a discutere. Pare che oggi è molto chiaro, no? Io sto dove mi hanno messo in vittoria, però Renzi sta nel campo largo. Ditemi qual è il senso di tutto questo. Quindi la mia risposta è chiaro che molte cose non sono andate come noi volevamo, ed è chiaro anche che abbiamo costruito un partito da zero, cosa che è stata molto faticosa, partendo addirittura con due parlamentari, non ci avevamo niente, quindi eravamo veramente all'opposizione del Conte 2. Dopodiché il fallimento del Terzo Polo è stato un momento molto difficile, è un momento da cui insomma ci stiamo riprendendo con grande fatica, e questo io l'ho sempre detto con grande tranquillità, ma bisogna combattere sugli argomenti, come abbiamo fatto. No, sì, lasciamo perdere adesso il Terzo Polo, hai ragione tu. Mettiamo caso che sia così, Renzi ha lasciato perdere, c'è un dato di fatto che Renzi ha rotto il patto del Terzo Polo. Allora, Renzi ha rotto il patto del Terzo Polo, più Europa e Mabonino hanno rotto il patto con te della federazione, però tu hai fatto delle scelte politiche, per esempio la scelta di candidare Letizia Moratti, la scelta di imbarcare all'interno di Azione personaggi che non sono liberal progressisti come Azione e tu stesso ti definisci. Parlo della Carfagna, della Gelmini, di Cangini, che io ho avuto il dispiacere di conoscere e lasciam perdere. Parliamo di personaggi che non fanno parte della nostra sfera, perché mi ci metto in mezzo pure io, ok? Ma qual è la nostra sfera? Cioè, la nostra sfera cos'è? Drin Drin? Cioè, vorrei capire qual è la nostra sfera, perché io ti dico qual è la sfera di Azione. La sfera di Azione è stata quella, ed è quella, di cercare di allargare il più possibile un mondo che in Italia non ha mai avuto rappresentanza, che è un mondo liberale. Carfagna e Gelmini non è che sono state accolte perché una mattina si sono presentate ad Azione e hanno detto noi vogliamo entrare, sono state accolte perché quando Berlusconi, in un momento politico per noi, immagino forse anche per te, non so che opinione avessi del governo Draghi, ma comunque per noi drammatica, Berlusconi fa cadere Draghi e noi e Carfagna e Gelmini se ne vanno da Forza Italia, prima ancora di venire da noi. Allora, il punto per noi è sempre stato ed è sempre rimarrà quello di cercare di aggregare un'area che non è il più piccolo possibile per essere il più identitario possibile, ma che raccolga culture che hanno sfumature diverse, che sono quella popolare, sono quella liberale repubblicana, che poi sono due cose anche loro state spesso, molto spesso diverse, e quella socialista liberale. Questa area di riferimento è un'area composta da elettori che hanno votato in alcuni casi centrodestra alle passate elezioni, in alcuni casi centrosinistra alle passate elezioni. Cioè, spesso si sono spostate anche a seconda di chi era il segretario del PD, a seconda, per esempio, uno dei meriti di Renzi è essere riuscito a intercettarla una parte di quel voto. Meriti o demeriti, per me meriti, a seconda di da dove la si vede. Allora, questo lavoro noi continueremo a farlo. Dopodiché Letizia Moratti è stato un errore, perché il ragionamento che c'era dietro, peraltro molto spinto da tutto il Terzo Polo, mettiamolo in questo modo, peraltro errore da me ammesso, non è che era spaccare per la prima volta in Lombardia, dove non si riesce mai a vincere, perché la sinistra non riesce mai a vincere in Lombardia, il fronte prendendo un voto di centrodestra, anche un voto di centrodestra, perché senza il quale in Lombardia non si vincerà mai. E perché è un errore? Perché Letizia Moratti, con tutta, non ne voglio assolutamente parlare male, ma
evidentemente non aveva una resistenza che io ho sottovalutato, anche sui nostri lettori. Quando, ogni volta che si fa una scelta, Ivan, quando non sei in tribuna ma fai la scelta, quella scelta, ma questo vale per il governo, vale per la politica, è soggetta a una critica da qualunque prospettiva, perché c'è sempre una prospettiva che tu dici no, ma io volevo una cosa ancora più identitaria dell'identitario che era identitario. Il problema è che questo ragionamento ha condannato i liberali a assenza di rappresentanza politica per tantissimo tempo in Italia. Perché devi fare una scelta che è quella a un certo punto di cercare di mettere insieme i mondi. Elena Bonetti, che è venuta da noi, è una popolare. Matteo Richetti è un popolare progressista, io sono un repubblicano, cioè sono tante culture diverse che si mettono insieme che oggi secondo me non hanno una rappresentanza. La logica però è c'è questa. Un poi discorso anche di credibilità, Carlo, di anche un percorso, no? La Bonetti e Richetti comunque sì, hanno un loro percorso. La Carfagna e la Gelmini, così come la Moratti, ne avevano un altro. Se tu, ma secondo me, a livello comunicativo, fammi finire il concetto, scusa, se a livello comunicativo, poi è tutto lì il discorso, purtroppo ad oggi si riduce molto alla comunicazione, a quello che arriva poi agli elettori. Aspetta, fammi finire, però ti prego, fammi finire il concetto. Cioè, a livello comunicativo. Fammi finire il concetto, Carlo, scusami. Problemi della politica. Vai, finisci il concetto. Ok. Se tu, come una delle prime mosse che fai, è appunto andare a prenderti la Carfagna e la Gelmini da Forza Italia... Ma io non ho capito, ma guarda che Azione era nata da 3 anni ed era nata in una posizione difficilissima di opposizione. Ma cosa stai dicendo? Sì, però dopo le elezioni io ti parlo. Sto rispondendo, adesso fai finire. Ma non avevo finito il concetto. L'Azione nasce quando il PD fa l'accordo insieme a Italia Viva con i 5 Stelle ed è all'opposizione del governo Conte, ok? E ha fatto quella lunga legislatura in 2 parlamentari con la forza delle proprie gambe. La Carfagna e la Gelmini non c'erano. Ma c'è un dato politico, e c'è stato nel momento di Draghi, un dato politico che era forte, cioè il fatto che quel mondo si spaccava perché una parte degli elettori, non solo delle personalità di Forza Italia, diceva ma non si può, tant'è che quei voti presi dal terzo polo sono voti che sono venuti in parte da gente che aveva votato centro-sinistra e in parte da gente che aveva votato centro-destra. Quindi se tu mi chiedi se è andato a buon fine, no, non lo è andato, perché questo spazio centrale è uno spazio che oggi è risucchiato dai polli, perché il terzo polo è fallito. Se tu mi chiedi qual era la logica era quella che ti ho appena detto, cioè dire a un elettore che aveva votato Forza Italia ma che diceva ma cacchio, io non ci posso stare con Forza Italia se Forza Italia a continuare a votare fa cadere Draghi, di dargli una rappresentanza, perché quella era la logica, è andata anche bene perché abbiamo preso... Sì, ma tu non puoi però secondo me prendere delle persone nel tuo partito soltanto con l'argomentazione quelli lì hanno fatto cadere Draghi, quindi io me ne vado e vado da Calenda, vado in Azione. Cioè, poi al dunque, la Carfagna e la Gelmini sul 70%, il 60% delle cose che Azione propone non è favorevole. Ti sbagli in 2 punti. Prima di tutto non è affatto vero. La Carfagna e la Gelmini avevano governato con Draghi e su il 90% delle cose che proponeva Azione, anzi escluderei da questa parte la questione dei diritti civili, ma sulla questione per esempio del salario minimo erano tutte e 2 d'accordo. Non credo che sia questo il punto, e anzi è sbagliato pensare in questo modo, perché se il progetto è quello di costruire, per me lo è, un'area di concretezza, di pragmatismo liberal-democratica, tu troverai sempre elettori che hanno una storia. E quella storia, elettori come classe dirigente, è una storia certe volte diversa dalla tua, perché il bipolarismo l'ha rotta. Se tu dici, no ragazzi, però io, chiunque abbia una storia, faccio per dire, che ha appoggiato il Conte 2, da me non verrà mai. O chiunque abbia una storia, che ha appoggiato Berlusconi, non verrà mai. O che chiunque... Beh, rimani da solo, perché l'hanno fatto tutti. L'hanno fatto tutti. Allora, siccome tu eri giustamente un convinto sostenitore del fatto che si dovesse stare con Italia Viva, se io avessi applicato questo ragionamento avrei dovuto dire ma scusa, ma perché mi devo mettere con chi ha appoggiato il Conte 2 fino a ieri?
Ma il tentativo nella politica è sempre di quella di andare oltre, perché sennò si rimane. No, io non sono convinto che tu dovevi stare con Italia Viva, però dal momento che avete iniziato un percorso e stavano andando e stavate crescendo, a quel punto era giusto continuarlo anche verso gli elettori. Però, Ivan, al di là di questo, il punto è che tutte le classi dirigenti hanno una storia. Il tema da capire è quello che hai detto prima: la Carfagna e la Gemmini non condividevano l'80% delle cose che proponeva, ma non è vero. Avevano delle questioni che secondo me erano, su cui io sono in disaccordo, che possono andare dal fine vita al matrimonio ugualitario, eccetera, dove il partito, proprio perché c'ha elementi che vengono da tradizioni diverse. Anche sulla scuola la pensavi uguale alla Gelmini, tu? Ma la Gelmini nella scuola si è occupata degli ITS, ha fatto la riforma delle università, poi non gli hanno dato i soldi per farla, sai, la vita è complessa. Io ho visto sulla scuola fallire tutti, stavo in un governo, quello Renzi, che ha dato 13 miliardi e mezzo alla scuola per fare la buona scuola ed è considerato il governo che ha devastato la scuola, e non è vero. Cioè, quindi stiamo attenti, perché la realtà vera è che molto spesso quello che accade è che noi siamo capaci di appiccicare categorie a tutti quanti, senza considerare le questioni di merito. Sulla questione degli ITS, la Gelmini ha fatto un ottimo lavoro. Ha sbagliato delle cose sulla riforma della scuola, plausibilissimo che l'abbia fatto. Ma sulla riforma della scuola, come sai, chi tocca muore purtroppo. Tant'è che ogni riforma della scuola, anche quelle dove metti un sacco di soldi, vanno male. Allora, quello su cui secondo me bisogna stare molto attenti è l'idea che il mondo liberale deve essere composto da gente che non ha una storia, che è sempre stata pura, perché io poi ho visto i liberali al governo, capito? Cioè, non, poi funziona in modo molto diverso, perché poi quando tu ti rendi conto della complessità del governo, tutte queste posizioni diventano un pochino più, mettiamolo, un pochino più sfumate. Quindi quella è la operazione della Carfagna e della Gelmini, e non ha funzionato, e mi dispiace che non abbia funzionato, ma l'obiettivo di portare quei voti che anche degli elettori di Forza Italia, noi col terzo polo ne abbiamo presi, e ne abbiamo presi tanti, proprio in virtù della gente che diceva: io Forza Italia, dopo che ha fatto cadere il governo Draghi, non la rivoto, e devo trovare un posto, un luogo che dia rappresentanza. Se tu hai evidenze di aver preso tanti voti da Forza Italia per questa operazione, vorrei vederle queste evidenze. Nessuno, come tu sai, non esiste mai un'evidenza che tu hai preso i voti da Forza Italia per A, B e C. È evidenza che hai preso voti da quell'area, sì, questo sì. Credo che abbia facilitato il fatto che c'erano due figure del governo Draghi, che erano ministri del governo Draghi, che avessero detto esattamente quello che gli elettori che ci hanno votato pensavano, cioè che con la storia di Berlusconi che sfiducia Draghi, la storia di Berlusconi ma politica quanti, era finita. Quanti voti e quanta credibilità hanno dopo tutti questi anni di politica con Berlusconi, ma la Gelmini e la Carfagna? Tu ti rivolgi spesso molto ai giovani e questo a me fa piacere, ma secondo te i giovani hanno apprezzato questa mossa? Tu hai parlato con i giovani elettori di Azione, cioè ci hai parlato, penso di sì. Io non credo che questi, i giovani abbiano apprezzato la Carfagna e la Gelmini in Azione. Io penso che i giovani di Azione io li incontro continuamente. E ti posso anche dire che, per esempio, la Gelmini si era integrata molto meglio della Carfagna con loro in Lombardia e ha fatto un sacco di iniziative. Perché? Perché penso che questo modo di ragionare, scusa se te lo dico, è un modo di ragionare un po' infantile e un po' da quello che fai, cioè da influencer. Certo che è più facile presentare qualcuno che non ha niente alle spalle rispetto a qualcuno che ha qualcosa alle spalle. Perché? Perché il nuovismo è la specialità di questo paese ed è anche quello che ha portato Di Maio a fare il ministro dell'industria, stesso nuovismo. Non è questo, Carlo. È il fatto di credibilità, dare un senso alle cose. Se tu ti presenti come un partito serio che vuole ridare credibilità alla politica, concretezza, pragmatismo, per me non puoi andare a prendere gente che ha fatto parte dei governi Berlusconi. Ma anche quelli che hanno fatto parte del governo Conte, però, allora, no? Sono d'accordo. Che ha sfondato l'Italia col superbonus, giusto? Certo. Ah, allora ripartiamo da zero, perché c'erano tutti lì. Se li metti tutti insieme, stai dicendo che quello che doveva fare Azione è non avere nessuno che avesse mai fatto politica nell'arco costituzionale. Ed è esattamente il tipo di, scusa se la franchezza, cazzata che dicevano i 5 Stelle. Perché? Perché nel fare politica, così come nel gestire un ministero, ci vuole averlo fatto.
Se tu non ritieni che questo sia vero, ti ritrovi con Toninelli. Quindi questa roba qua è la cosa più semplice che si possa dire, e possiamo appiccicare una cosa a tutti quanti, e alla fine dici no, il PD ha governato con Conte, aspetta un po', le persone del PD non le posso prendere, hanno votato il superbonus, poi aspetta, ma non posso neanche farlo con quelli di Italia Viva, perché quelli di Italia Viva in fondo hanno fatto anche la stessa cosa, però con quelli di centrodestra nessuno, di qualunque grado, perché tutti hanno avuto un momento in cui hanno votato Berlusconi, aspetta, allora forse sai che faccio? Dai, uno vale uno, ripartiamo con no, delle non facce. È così, non è questo il punto. No, Ivan, è scusami, il ministro dell'economia del governo Draghi, Franco, aveva fatto tanta politica prima di fare il ministro dell'economia? Il ministro dell'economia tecnico del governo Draghi era stato ragioniere generale dello Stato, e se tu gli avessi chiesto di candidarti faceva una pernacchia, perché non fa politica, fa una cosa diversa, cioè fa... Però ha ricoperto un ruolo politico. No, non è un uomo politico, non ha mai fatto politica. No, dico, però nel governo Draghi ha ricoperto un ruolo politico, era un ministro, certo, e lo ha fatto meglio degli ultimi ministri dell'economia, posso dire. Ma quello era il ragioniere generale dello Stato. Ma che cacchio vuol dire? Qui stiamo sto dicendo che io non ti dico, io sono contro all'uno vale uno, Carlo. Tu l'avresti presa, Daniele Franco a candidarsi nel collegio di Milano, ma subito vaglielo a chiedere se Daniele Franco si sarebbe candidato. Allora, il punto della questione, e l'esempio di Franco è proprio l'esempio sbagliato da fare, è che chiunque tu prendi che abbia una consistenza e che abbia voglia di fare politica, ha una storia politica. Io ho una storia politica, perché ho fatto parte dei governi del Partito Democratico. E allora, se tu questo ragionamento di etichette esclusive le metti continuamente, quello che fai è che poi ti ritrovi da solo a fare drin drin, che è una scelta. Fare per fermare il declino, che è una scelta. Solo io non penso che quella roba riesce a dare rappresentanza. Tu mi dici, Azione è in crisi, Azione è in difficoltà, assolutamente, ma ha dato enormemente più rappresentanza di quella che si riesce a dare in quel modo, in quell'altro modo. Poi il tuo pubblico è un pubblico che vuole quella cosa là? Sicuramente sì, e va rispettato in questo? Assolutamente sì, ma non è una roba che ha mai avuto un impatto politico, perché non ce l'ha mai avuta. E allora, se tu vuoi fare politica, come posso dire, come hobby, la fai in quel modo lì, altrimenti tu devi cercare le storie politiche e essere in grado anche di capirne il senso. Mara era stata una brava ministra del governo Draghi ed era giusto dare il segnale, era una che si era battuta sui diritti civili contro le maggioranze di centrodestra. Aveva senso quella cosa lì? Certo che aveva senso. Qual è il limite, secondo me, che non ha funzionato? Che Azione cerca di mantenere una grande carica di idealità, per cui quando anche le cose si fanno dure, continua a dire per noi il baricentro è quello che si deve fare, non quello dove si va a destra, a sinistra, in centro, sopra e sotto, ma quello che si deve fare. Questa carica di idealità è molto difficile da tenere per chi ha un lungo professionismo. Qui c'è la differenza, perché molto spesso prevale il fatto di dire ma guarda, se non stanno più al 7-8, ma stanno al 3-3, troviamoci una collocazione, capito? Questo, su questo profilo hai ragione, ma non si possono fare le iniziative in cui uno pensa di dire io faccio un grande partito politico e lo faccio con tutte persone che non hanno una storia politica, perché questo non funziona, non è dato, non ce n'è un esempio. E posso dirti, se finisci... Ah, non ce n'è un esempio, il 5 Stelle essere... non è un esempio, al di là del modo utilizzato. Ma te l'ho appena fatto, Ivan, ti ho appena fatto l'esempio di 5 Stelle, le 5 Stelle è questo esempio, e secondo te ti sembra una buona classe politica che ha portato un valore all'Italia? Dipende dalle opinioni, eh? Ma è ovvio, io la tua, se hanno candidato quella gente lì, è ovvio che no. Ha prodotto quella cosa lì, ha prodotto, come ti dicevo prima. Però 5 Stelle ha dimostrato che attraverso delle figure già conosciute si può arrivare anche a sfondare il muro del Parlamento e di quello che è. Poi lascia perdere che hanno candidato cani e porci. Io però credo che il modus operandi del 5 Stelle a livello comunicativo sia stato molto astuto. È un po' quello che ha fatto Milei. Ma posso dire? No, scusa, quello che ha fatto Milei. A livello comunicativo, Milei ha urlato, ha sparato boom boom e poi è andato al governo. Sembra che quello dei 5 Stelle sia, a me non mi sembrava un programma molto liberale, era fondato su Radio Cittadina, però comunque... No, non ti sto dicendo che era liberale, non ti sto parlando di comunicazione. Però, no, tu mi stai parlando di classe dirigente, mi stai dicendo 5 Stelle ha fatto, io ti dico è proprio l'esempio.
Io penso che quel modo di fare ha prodotto i peggiori governi italiani. E aggiungo una cosa, non era solamente la classe dirigente che poi si è dimostrata quello che si è dimostrata, e gli elettori possono dare il loro giudizio, non spetta a me, ma era anche il fatto che quelli non facevano una proposta, quelli dicevano più soldi per tutti e vaffanculo a tutti. E questo è, cioè, i politici sono tutti ladri, questa roba è molto facile da fare in Italia, no? Non è che ci vuole una grande intelligenza per farla. Tutti quegli ultimi successi sono tutti fatti, costruiti in questo modo, solo che sappiamo cosa succede, che poi quando vanno al governo col cacchio che lo fanno. Allora la premessa con cui facciamo politica noi è diversa, cioè noi vaffanculo alla politica non abbiamo mai detto, io ho sempre teorizzato il contrario, anzi che bisognasse valorizzare le esperienze. Anche tu, Carlo, critichi tutti gli altri partiti e dici di essere l'unico serio. No, io non critico tutti gli altri partiti, al contrario, siamo l'unica forza politica che vota un provvedimento di un avversario, nel senso che sul merito ci ritroviamo sempre. Poi io ho una idea, forse diciamo sbagliata, forse giusta, cioè il fatto che la mancanza di un'esperienza gestionale, in particolare nei partiti populisti, quando tu vai poi al governo, frana. Tu hai un'opinione diversa, cioè un'opinione che oggi quello che ci vorrebbe è un partito diciamo, un modello 5 Stelle liberale. Non so se liberale o no, ma insomma questo è il tuo principio. Io non lo condivido, ma quello che noi facciamo come partito non solo è andare d'accordo, noi veniamo attaccati costantemente, perché se la Meloni propone l'abolizione dell'abuso d'ufficio lo votiamo in quanto è nel nostro programma elettorale. E se la sinistra propone il salario minimo, lo votiamo, non solo, lo facciamo insieme, perché noi lo consideriamo giusto. Questo è il modo in cui... Tra l'altro io questa proposta del salario minimo non capisco perché tu la appoggi, onestamente, così com'è strutturata. Non lo so, secondo me perché, non lo so, forse tu sei più intelligente di tutti gli altri paesi del G7, però... Ma che vuol dire? Cioè, dai, Carlo, su... Ma come fai a paragonare l'Italia al mercato della Germania o del Regno Unito? No, ma come fai a paragonarlo al mercato? Ma anche Tito Boeri, che forse ne capisce un po' di più di me di economia, ha detto partiamo da una cifra più bassa per il salario minimo. Io non sono contro il salario minimo. Lui però giustamente diceva partire da un salario minimo di 9 euro può essere rischioso per il mercato del lavoro. Quindi partiamo da una cifra leggermente più bassa e poi ogni anno andiamo a monitorare e in caso l'aumentiamo. Contro la fissazione del salario minimo. Io ho un'idea diversa da quella di Tito Boeri, perché penso che quello che è successo nel frattempo è che tu hai avuto, infatti i salari minimi negli altri paesi sono stati adeguati, hai avuto 17% circa sulla, diciamo, parte bassa della forchetta dei lavoratori, 17% circa di impatto inflattivo, e sto parlando all'epoca della proposta del salario minimo. E infatti, come tu sai, i tedeschi l'hanno adeguata più volte, i francesi anche. Quindi non sono d'accordo su questo, ma sei d'accordo quindi sul principio del salario? Certo, minimo? Io sono d'accordo. È ovvio che dobbiamo aumentare i salari, sono fermi da 30 anni. No, o è anche come aumentare i salari. No? Certo. Cioè, sono due cose diverse, perché il salario minimo... Però deve essere una roba che va tutta insieme, cioè aumento della produttività, certo, aumento dei salari, maggiori controlli, Carlo. Guarda, perché la piccola e media impresa in Italia, Carlo, la piccola e media impresa in Italia, lo sappiamo tutti che evade, ok? Quindi come la risolviamo sta roba? Non è che basta mettere il salario minimo a 9 euro e risolviamo il problema. Non farei IVA. Ci sono contratti pirata, le finte partite IVA, non basta dire mettiamo il salario minimo a 9 euro. No, ma io infatti non l'ho mai detto. Non solo, scusa Ivan, io possiamo avere un tono meno aggressivo, perché forse funziona con i tuoi ascoltatori. No, vabbè, io, no, non siamo aggressivi, no. Carlo, stiamo no, discutendo. Hai un tono aggressivo, se posso, un pochino supponente. Allora, che tu metta insieme questioni che non c'entrano niente, e scusa, te lo dice uno che ci ha lavorato e le ha gestite le imprese. La questione della produttività è una questione complicatissima in Italia, perché essenzialmente afferisce a due fatti, cioè uno alla dimensione di impresa, che è molto difficilmente correggibile. Se tu vai a vederti, le imprese medie o grandi hanno produttività assimilabile a quelle dei grandi paesi europei, sotto c'è il baratro, perché sono aziende non managerializzate, è molto difficile fargli un programma di crescita dimensionale, perché tutti i piani alla fine non funzionano su una barriera culturale. L'altra questione è la produttività esterna, cioè la produttività del paese su cui tu puoi incidere.
Il tema vero, secondo me, non è la risoluzione del problema, su questo ero intervenuto quando tu mi hai interrotto, il salario minimo non garantisce gli aumenti salariali che sono fermi da 30 anni, no? Questa è la sua funzione. La sua funzione è quella di stabilire un floor sotto il quale non si può andare. E il floor sotto il quale non si va non è tanto per i contratti pirata, perché i contratti pirata in Italia ce ne sono tantissimi, ma prendono una percentuale che è intorno al 3% del totale dei lavoratori. Il problema sono i mancati rinnovi contrattuali, che languiscono per anni, e l'accentramento della contrattazione collettiva nazionale, che fa sì che aziende che operano in regioni diverse, in situazioni diverse, hanno una, come posso dire, hanno salari che inevitabilmente nella media si appiattiscono in basso. È un po' più complesso il ragionamento. Il salario minimo, per quanto mi concerne, non è legato al far riaumentare i salari negli ultimi 30 anni, ma è legato a dire sotto una certa soglia è una questione di sfruttamento, e lo sfruttamento non può essere consentito perché le persone devono poter vivere. Questa è la funzione che ha in tutti i paesi che ce l'hanno, che sono tanti. Intanto è arrivata poco fa una comunicazione proprio su Gelmini, Versace e Carfagna, che hanno costituito l'associazione Centro Popolare, hanno accettato l'invito di Maurizio Lupi a partecipare al comitato direttivo di Noi Moderati. Gli faccio in bocca al lupo, che devo fare? Io non trovo grave, come ho già detto molte volte, che la Gelmini e la Carfagna abbiano deciso di andarsene da un partito, perché questo può succedere, che non ti trovi nel partito, che non stai bene nel partito, eccetera. Io credo che la cosa proprio molto sbagliata è passare dall'opposizione alla maggioranza, perché questo confonde molto gli elettori, perché se tu per 2 anni e mezzo hai votato X e poi dici no, Y, Giorgia Meloni è bravissima, secondo me c'è un problema. Ma siccome io sono contrario al vincolo di mandato per principio, buona strada. Bene, veniamo al futuro prima di salutarci, Carlo. Io parto da questa clip che ti faccio vedere, perché è anche una sorta di invito di un personaggio che magari non ti piace, però potrebbe essere divertente mostrartelo. Che ho intervistato ieri. Comunque lei ha delle idee molto più simili a Calenda che a quelli di destra o di sinistra, mi sembra, al momento. Io sono un uomo di centro, solo che il centro oggi non riesce a unirci, perché Calenda per me è fuori da capoccia. Cioè Calenda domani lo abbiamo ospite, gli riferirò questa sua dichiarazione. No, ma gli dica a Calenda che quando smetterà di sentirsi il principe sul pisello si potrà parlare, perché Calenda si sente il principe sul... Ci parleresti con Bandecchi, Carlo? No, Ivan, non ci parlerei. Non l'ho voluto candidato nelle mie liste come terzo polo, lo voleva Renzi. Perché? Perché è una persona che aggredisce le persone in consiglio comunale, che sputa in faccia ai cittadini, che fa discorsi sessisti, parafascisti. La domanda è: perché mai dovrei farci qualcosa insieme? Bandecchi è il simbolo della decadenza della politica ridotta a fondamentalmente, cosa ti posso dire, una via di mezzo tra piccoli ducetti e dei maleducati. Quindi la domanda è: perché dovrei fare qualcosa con uno che si dichiara di centro ma contemporaneamente sputa in faccia alla gente e aggredisce le persone in consiglio comunale mentre fa il sindaco? Penso che Bandecchi in un paese normale, diciamo anche tutti gli chiederebbero di dimettersi, perché sputare in faccia a un cittadino è una cosa che non si può fare. Ma siccome questo non è un paese normale, è un paese che quando sputi in faccia a un cittadino o quando fai delle cose estremamente eclatanti o anche volgari funziona molto bene, è un paese che rischia di trovarsi con tanti piccoli Bandecchi che faranno a gara. Oggi su Twitter a un certo punto in trend c'era una cosa che è il trend, diciamo, del momento, era sì, una cosa visto. Che c'era basta negri, sì, sì. Basta negri. Cioè noi possiamo continuare così, ci possiamo anche divertire, ma a un certo punto forse tutto implode, no? E allora a Bandecchi la risposta che do è che no, io non mi sento nessun principino di nessuna parte, mi sento solamente che devi comportarti civilmente quando svolgi un ruolo nelle istituzioni. Se questo principio l'abbiamo perso, perderemo anche le istituzioni. Bene, e invece con Maratin, con il Lib Dem di Marcucci, con il Drin Drin, ci parleresti con questi
movimenti, no, partiti tutti, che stanno nascendo? Non è che ci parlerei con Maratin, ci sono persone in Parlamento che ci stanno e ci parlano, con i liberal democratici europei credo di averli visti più volte io che i loro genitori, e continuiamo a parlarci e volentieri continueremo a parlarci. Di Lynn Green, io Boldrin, insomma, non lascia perdere che Boldrin, magari vi state antipatici, non lo so, però no, con l'idea prendi anche Forchielli, no. Forchielli è più tranquillo, dai. Quella cosa là non ci credo, te l'ho detta prima, no? Cioè non ci credo a i liberali, i super liberali che dicono appunto, non lo so, adesso non ne voglio neanche parlare male, non ci credo, non ci credevo con fare per fermare il declino che si è auto, diciamo, denunciati a vicenda eccetera, non ci credo con Drin, ma gli auguro il meglio, perché più voci liberali anche diverse dalle mie, perché Boldrin ha posizioni molto diverse da quelle di Azioni, dalle mie eccetera eccetera, va bene dare un contributo. Penso viceversa che... Ma ci sono anche molti punti in comune, però io chiuderei così a priori una porta, non lo so. No, io penso che quello non è il modo di fare politica, però detto questo non so neanche se vogliono fare politica. Per quanto riguarda i liberal democratici europei e Maratin, ci parliamo tutti i giorni, ci stiamo parlando, stiamo cercando di capire che percorso si possa fare. Questo assolutamente nel rispetto di tutti, a patto che tu dopo non vieni da me e mi dici cazzarola, però hai preso Maratin che stava col Conte 2 e ha votato il super bonus. Poi non me lo fai, ma vero? No, Maratin ci piace. Dai, me lo fai. Grazie. Però Carlo, insomma... Dai è forte, Ivan. Dai è forte, sì. Però insomma, un po' più di mea culpa, secondo me, va fatto. Sì, ma certo, io lo faccio io, spero che lo faccia anche te. Un liberale fa mea culpa per definizione. Io non devo fare nessun mea culpa, io sono coerente. No, dico, penso che ogni liberale deve fare mea culpa. Ah, beh, certo. Poi però, ma in Liguria perché sostieni Orlando, però, scusami? Perché, scusami, mi è riandata via l'immagine perché arrivano le telefonate. In Liguria sostengo Orlando perché io ho un consigliere regionale, un consigliere comunale, più consiglieri comunali in Liguria che sono tutti all'opposizione del governo Toti. E lo sono per la buona ragione che secondo loro quel governo, a parte non aver fatto bene su alcuni piani fondamentali come la sanità, ha anche costruito un sistema che oggettivamente è un sistema che oggi, come posso dire, io sono quello che ho difeso, come si chiama, Toti, dicendo non va arrestato, gli arresti domiciliari, però è anche vero che lì c'era uno che diceva oh, io vado fino in fondo al processo, poi ha fatto un accordo. Allora, però l'avversario non è Toti, è Bucci, che tu apprezzi anche. No, è vero, però io lo apprezzo, non è che l'ho apprezzato, lo apprezzo. Lo apprezzi. Però è vero anche che la coalizione è quella là. E sai anche, perché o meno, non so se lo sai, ma sicuramente è una cosa che apprendi, una cosa è la gestione di una città, una cosa è una gestione della regione, dove la coalizione che ti esprime ha un potere interdittivo gigantesco, e quella coalizione lì è animato un potere. Allora, detto questo, non è che la Liguria è stata una scelta facile, è stata dettata sulla base della linea che aveva tenuto tutto il partito lì, da sempre, da un lato, e dall'altro il fatto che io ho chiesto a Andrea Orlando, su 9 infrastrutture che abbiamo messo una dietro l'altra, di prendere un impegno, e questo impegno è stato preso. Perché se ti dico che mi sento confident come mi sento con il sindaco di Ravenna in Emilia Romagna, che ha fatto tutto il lavoro sul distretto del gas, no, non mi ci sento. Ma con Andrea ci ho governato non solo io, ci ha governato Carfagna, Gelmini, Costa è stato addirittura vice ministro di Andrea Orlando. Quindi dipingerlo come un pericoloso comunista, secondo me, è un errore. No, per carità, però insomma non è neanche liberale, direi. lo so, ciccio mio, ma tu hai fatto una panoramica per cui rimaniamo io, te e Drin. Perché a Carfagna va bene, ma ci sta anche il 50% degli italiani che non votano, a cui poter attingere. Ma un certo, po', lo so benissimo, però il problema è che, vedi, questa idea per cui alla fine questa soluzione nasce dalla purezza assoluta, per cui uno dice io non faccio niente, non sto con nessuno, perché sono tutti stronzi, l'ha fatta una cosa che abbiamo descritto prima, che ho capito che a te ti piace, però io la considero il male dell'Italia, cioè il Movimento 5 Stelle. No, a me non piace.
Però l'operazione a livello di comunicazione è stata interessante, questo sì. Ma non me ne frega niente. Però la comunicazione oggi conta tantissimo in politica, Carlo. Perché a livello di sostanza, Ivan, hanno devastato il paese. Ma sì, allora, come l'ha devastato Berlusconi, come l'hanno devastato tanti altri. Ma insomma, mica tanto. Perché non è tanto vero questo, perché il messaggio che hanno sdoganato il Movimento 5 Stelle è stato un messaggio molto profondo, che è quello sostanzialmente: tu puoi avere un reddito senza un lavoro, puoi non prepararti perché uno vale uno, chi se ne frega dell'esperienza. Attento, perché quello c'ha, secondo me, è stato un messaggio pericolosissimo, che per andargli dietro ha innescato cazzate a non finire, da tagli dei parlamentari che si sono rivelati, come succede adesso, dei boomerang, a proposte scellerate come i super bonus, ma anche con facendo saltare, per me... Ti faccio una previsione, alle prossime politiche tu andrai con il campo largo. Sì, ma guarda, però questa previsione, siccome l'avete già fatta tante volte ed è sempre fallita... No, non è fallita, come è fallita? L'ultima volta che abbiamo parlato io e te, tu mi hai detto, adesso che avete rotto il terzo polo, Renzi rimarrà di qua e tu andrai col campo largo. Il risultato è che Renzi sta nel campo largo e io sto di qua. Quindi, Renzi tecnicamente non ci sta ancora perché Conte non lo vuole, però Conte, secondo me, a te ti accetterebbe. Diciamo, però ha aderito più o meno... Cioè, non so che cosa può fare più di questo. La sai che cosa mi ha colpito? Non questo, perché posso dirti di Renzi. Guarda, Renzi l'ho massacrato per sta roba che ha fatto. No, secondo me non è. Sai cosa che mi ha colpito? Il fatto che non abbia messo una condizione, cioè il fatto che non abbia detto neanche, però sull'Ucraina bisogna che siamo tutti d'accordo a sostenerlo. Ma guarda, già quando l'ho intervistato io l'ultima volta ha iniziato a cambiare un po' la narrativa, anche lui col discorso la pace, la diplomazia. A me la narrativa non me la vedrei cambiare, tant'è che no, su questo volta sono c'erano contento. 5 Stelle, avevo un sacco di collegi, alla fine l'accordo non l'ho fatto. Ok, quindi niente campo largo, ci rivediamo per le politiche. Come mai non hai firmato il referendum cittadinanza? Perché penso che sia... con massimo rispetto per il referendum, penso che come Conte tra l'altro che non l'ha firmato. Può capitare casualmente che una volta ogni 10 anni si vada anche d'accordo su una cosa. Non lo so perché non l'ha firmato Conte, per me perché noi abbiamo adesso, se vogliamo fare qualcosa della cittadinanza, una rottura che è quella dello Ius Scholae che dobbiamo sostenere. La seconda cosa, io sono preoccupatissimo per il referendum, perché penso che con la sottoscrizione elettronica noi avremo un referendum al mese, cioè una raccolta di firme di referendum al mese, non raggiungeranno il quorum, creeranno veramente un'idea per cui la politica la si fa ormai completamente fuori dalle istituzioni, e quindi sono, come è noto, sempre molto scettico sulle battaglie referendarie, perché penso che sono uno un boomerang e due rischiano di generare un affollamento fuori dal Parlamento di battaglie che vanno fatte dentro il Parlamento. Però potrebbe essere anche il modo per far riavvicinare un po' gli italiani alla politica. Diciamo, ci sono i pro e i contro. Sì, è vero. Però è anche vero che cioè, la politica... Cioè, quello è sempre, vedi, però c'hai un fil rouge. Per me la politica o è dentro le istituzioni, o se non la si fa dentro le istituzioni, a un certo punto le istituzioni cadono. Quell'idea della politica completamente fuori dalle istituzioni era un'idea molto pentastellata, secondo me pericolosa, perché alla fine quello che succede è che giustamente gli italiani diranno: allora sto Parlamento è inutile, famo una cosa, decidiamo noi su tutti con un bel referendum. E questo referendum magari lo facciamo senza quorum. Su alcuni temi magari... fortunatamente non si possono fare referendum. Insomma. No, ma io ti dico in prospettiva, ovviamente non oggi. Oggi quello che ti succede è che siccome le 500.000 firme le raccogli in 4 giorni con... diciamo lo speed, avrai un affollamento di referendum tutti con il quorum. Però dipende anche dal tema, per esempio quello sulla caccia non aveva raggiunto le 500.000 firme, c'erano i Novax che volevano abolire le cose, ma non l'hanno raggiunti. Oggi c'è un dato completamente nuovo, cioè il dato della raccolta informatica è un dato fondamentale. Cioè, se tu vai a vedere la percentuale delle firme raccolte informatiche, stiamo parlando di una roba che sta vicino al 90%, supera il 90%. E questa roba qui vuol dire che il meccanismo referendario diventerà un meccanismo sostitutivo.
E avere un meccanismo referendario sostitutivo vuol dire avere, andare verso un principio di democrazia diretta, che secondo me io l'ho sempre considerato estremamente pericoloso e anche molto a rischio populismo. Per cui sono filosoficamente... No, interessante, cioè questo è un tema sicuramente di cui discutere parecchio. Va bene. Grazie Carlo. Ma figurati, un abbraccio, ciao. Alla prossima, ciao, grazie a te. Bene, ringraziamo Carlo Calenda. E grazie anche a voi che ci avete seguito. Lascio a voi le conclusioni, i giudizi. Noi ci rivediamo domani alle 12 su Twitch. Avremo un dibattito sull'immigrazione, sul caso Open Arms di Salvini, con un deputato della Lega e una deputata del Partito Democratico. Iscrivetevi al canale, condividete, abbonatevi, supportateci se vi fa piacere. Grazie a tutti e buona serata.